Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Eventi e Mondanità. Oggi vi do il benvenuto qui dalla Pieve di Vicchio, dove questa mattina, 13 febbraio, l'Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico consegneranno a Giuliano Vangi il premio Giotto e l'Angelico. È il terzo anno che questo premio viene consegnato ed è diventata una bella tradizione. Tutti gli anni viene scelta una personalità che si è distinta veramente in tutto il mondo per l'arte. Allora, ed eccoci insieme a Giuliano Vangi. Dopo aver ricevuto questo premio, lei ne ha ricevuti veramente tanti in vita sua di premi, forse anche più importanti, però forse questo ha un significato particolare. Beh, premi ne ho ricevuti, senza fare modesta, eccetera, ne ho ricevuti molti, tipo il premio imperiale, che è uno dei massimi premi che esiste per l'arte, eccetera. Addirittura un museo in Giappone dedicato a lei? Sì, c'è un museo dedicato a me, grandissimo, molto bello, sono molto orgoglioso. Però questo premio di Vicchio, del Beato Angelico e Giotto, per me c'è un significato particolare, perché io sono nato nel Mugello, sono nato a Barberino, e sicché lo sento proprio mio questo premio, insomma me lo sento addosso. Quando lei torna a Barberino, dove ci sono le sue radici, cosa prova? Perché poi lei se n'è andato abbastanza presto. Sì, abbastanza presto, però io ho ancora tutti i parenti, ho i cugini, le cugine, fino a poco tempo fa c'avevo gli zii, eccetera. Poi i nonni erano tutti di Barberino, fra Barberino e la Cavallina. Io sono andato via, c'avevo 3 anni, però noi tutta l'estate, eccetera, le passavo sempre a Barberino. Così, per me è una gran terra, è nato un sacco di gente importante, è un onore essere nato in questa terra così fertile. Allora parliamo un po' di lei. Lei, dopo aver studiato a Firenze e aver insegnato a Pesaro, va in Brasile. Come mai questa scelta? Pesaro cominciava a starle un po' strettina? Molto stretta. Sì, è una cittadina abbastanza bella, si sta bene, però uno ha bisogno, da giovane, ha bisogno di vedere, di conoscere, eccetera. Avevo passato un periodo anche a Milano, un po' a Roma, tante parti, però mi piaceva andare all'estero, andare in Brasile, dove facevano in quel periodo Brasilia con un'architettura molto nuova, un'architettura fantastica, e allora poi c'era questo dislivello anche fra ricchissimi e poverissimi, insomma questi contrasti sociali enormi. Allora ho pensato che per un periodo potevo star là. E ho fatto delle sculture astratte, mi sono liberato di certe forme per crearne altre. Ecco, veniamo poi ai contenuti della sua arte. Lei ripropone anche la policromia. Sì, è un tema che mi è sempre piaciuto a me. La policromia mi ha sempre interessato, fin da piccolo, quando facevo qualcosa, una terracotta oppure con un mattone lo scolpivo, eccetera, poi la dipingevo sempre. È un fatto proprio innato, così, mi è sempre interessato. Poi con l'andare del tempo, vedendo anche negli antichi tutta la scultura greca, la scultura egizia, sì, c'aveva questa policromia, mi ha affascinato sempre di più. E a me piace moltissimo il colore nella scultura. Sì. A partire dagli anni 80 lei si confronta anche con le opere di carattere sacro. Sì, ho fatto delle cose a carattere sacro, non perché l'ho fatte per me, ma mi sono state ordinate certi lavori. E ho lavorato con degli architetti tipo Renzo Piano, Mario Botta, Eugenio Parato, insomma ho lavorato con i maggiori architetti e ho fatto delle sculture per le loro chiese in collaborazione anche con il clero, con Crispino Valenziano, che è un po' il teologo del Vaticano, insomma ho fatto queste cose così. Oggi non c'è il rischio che l'arte sacra venga un po' emarginata? Eh sì, molto, viene emarginata per colpa nostra e per colpa anche del clero, perché c'è anche spesso per risparmiare, eccetera, mettono dei santini comprati molto commerciali, comprati nella Var Gardena, magari quei legni dipinti, così allora succede che c'è delle cose anche non degne di certe architetture anche bellissime, c'è delle sculture, delle pitture orrende che la gente non so come fa ad andare a pregare.
Lei nella sua produzione affronta spesso anche il tema della figura femminile, della donna. Sì, sì, affronto tutta la parte della figurazione, l'uomo e la donna con tutti i suoi problemi, tutte le sue cose. Quello della donna la raffiguro sempre un po' con una dolcezza diversa dall'uomo. L'uomo è sempre più aggressivo, più violento, perché in fondo è lui che fa poi tutta questa aggressione, queste guerre, e uccide, si fa uccidere. Insomma, la donna... Infatti lo so, anche un po' un'arte drammatica, appunto raffigura spesso l'uomo che lotta e soffre. Sì, è sempre così. La donna invece c'ha una dignità diversa, forse perché la donna poi porta con sé il dono, questo dono grandissimo della maternità, allora, che l'addolcisce. Sì, c'è una nobiltà diversa. Bisognerebbe comandassero un po' di più le donne. Ecco, qual è il percorso che l'ha portata al figurativo e all'uomo contemporaneo? Beh, il percorso, ho cominciato dalla scuola, studiando l'antichità, eccetera, con la figura, poi sono passata a delle sculture astratte per liberarmi di una certa forma e poi sono ritornata alla figurazione, perché questo periodo astratto l'avevo esaurito. Ho ricominciato con la figura pensando proprio a tutte le lotte sociali che c'è, eccetera. Molte figure mie così violente e drammatiche fanno parte del 68. Il 68 è stato un periodo abbastanza violento, di rivolta dei giovani, eccetera. Ero giovane anch'io allora. Allora ho partecipato a tutte queste lotte sociali che c'era allora e ho continuato sempre a rappresentare l'uomo con tutte le sue gioie, i suoi vizi, le sue debolezze, i suoi guai e anche le sue gioie. La scultura è stata proprio la sua vita, lei, anche se oggi non è più giovanissimo, continua proprio a lavorare con lo stesso impegno, lo stesso entusiasmo di un tempo. Io lavoro sempre 10 ore al giorno, 9, 10, dalle 8 ore alle 10 ore al giorno, anche per le feste. Natale sono stato pomeriggio, no, ma tutta la mattina a lavorare, cioè avevo parenti allora. Però lavoro perché sempre. Lei fa un lavoro che le piace tanto. Sì, e sono fortunatissimo, fa un lavoro che adoro. Ho sempre fatto quello, non so far altro. Beh, ha sempre fatto quello, ma l'ha sempre fatto molto bene. Sì, quello lo so fare, il mestiere dello scultore lo conosco, perché è tanti anni che lavoro così. Poi l'arte è proprio nel senso della grandezza dell'arte, è una cosa un po' diversa. Quella non è che si impara, se uno ce l'ha, se non ce l'ha, non ce l'ha. Averla dentro. Sì, sì. Benvenuto ad un nuovo appuntamento di Eventi e Mondanità. Oggi vi do il benvenuto qui dal castello di Villanova in località Le Maschere, nel comune di Barberino di Mugello, dove oggi c'è una bellissima festa per l'80° compleanno di Giuliano Vangi. È una festa organizzata dall'Associazione Gli Amici di Giuliano Vangi, del quale è presidente Giampiero Luchi e del quale fanno parte già tanti tanti soci. Sicuramente sarà una bella festa, noi adesso andiamo a vedere. Left in there. Giuliano, buon compleanno, 80 anni e ci ha detto veramente vissuti bene, felici, con un lavoro che le piace, una famiglia stupenda, cosa si può volere di più? Niente, non voglio di più, ho tanti amici, è una bellezza, 80 anni lì, diciamo che li porta abbastanza bene per il lavoro. Molto bene. Lavoro moltissimo, faccio anche dei lavori pesantissimi, lavori molto grandi, sicché lavoro con tanto entusiasmo dalla mattina alla sera, frequento poca gente, però in questa occasione vede che è venuto un infinito. Guardi quanti festeggiamenti. Festeggiamenti, è un piacere. Poi li avrà festeggiati in tante altre parti gli 80 anni. L'ho festeggiato in famiglia, con i nipoti, con la famiglia a Pesaro. E il suo pensiero, ho sentito, va al Giappone, dove fra l'altro lei ci ha vissuto, c'è un museo dedicato a lei, ci ha lavorato, ci ha fatto mostre. Sì, c'è questo museo molto grande in Giappone e c'ho tanti amici che mi chiamano sempre, mi telefonano, io li chiamo, mi tengano informati della situazione, ma è abbastanza drammatica e questo è l'unico punto nero di questi giorni, insomma, per me. Mi avvilisce moltissimo questa parte. Bene, noi le facciamo veramente tanti tanti auguri. Ci rivediamo l'anno prossimo per l'81° compleanno. Auguri. Grazie.
grazie signore. Gian Piero Lucchi, presidente dell'associazione Gli Amici di Giuliano Vangi, formalmente costituita a Barberino proprio recentemente. Sì, davvero, abbiamo fatto l'assemblea costitutiva il 4 febbraio, la sottoscrizione dello statuto davanti al notaio il 23 febbraio, quindi un'associazione veramente giovane ma con tanta voglia di fare, anche perché abbiamo il soggetto che ce lo permette, davvero un amico, perché Giuliano Vangi, oltre a essere un grande artista a livello mondiale, è un barberinese, è un uomo che è uno di noi, è uno di noi, uno che potremo trovare su una panchina della piazza di Barberino e con il quale potremo stare a chiacchierare così delle cose anche più umili, più futili, ma si ascolta e si frequenta con grande piacere. E oggi avete voluto festeggiare veramente in grande stile. Sì, anche perché è un po' l'uscita della nostra associazione, però poi 80 anni sono un bel traguardo, anche se noi auguriamo a lui tanti altri compleanni come questo, e perché no, anche arrivare a 100 sarebbe una grandissima festa. Ma intanto godiamoci questo momento, che io ho sentito, che sono stato vicino a lui, che ha molto gradito, e questo lo fa legare ancora di più alla nostra comunità, e questo fa piacere a tutti. Bene, grazie. Carlo Zanieri, sindaco di Barberino, allora come amministrazione comunale naturalmente avete voluto portare il saluto e l'augurio a Giuliano Vangi, barberinese. Certo, e devo dire anche questo, che io ho avuto il privilegio e la fortuna di visitare e di incontrare il maestro l'anno scorso all'interno del suo laboratorio a Pietrasanta, e è stata una vera emozione, e questa emozione si è ripetuta oggi ascoltando le parole del professor Cordoni. Tra l'altro è sempre una persona di una intelligenza, di una capacità enorme, riesce a farci capire perfettamente l'arte in quegli aspetti che non sempre chi non è del settore, come spesso capita a noi, non si riesce a cogliere. E oggi ho rivissuto quell'emozione, e l'emozione anche di stringere nuovamente la mano al maestro Vangi, che è veramente un artista ma soprattutto una persona eccezionale anche nella sua semplicità. Modesto, semplice, ma con questa forza espressiva che riesce a trasmettere nella materia in un modo così coinvolgente che non si può che essere veramente orgogliosi di avere un concittadino, posso chiamarlo così, di questo valore. Niente, non credo, non ci sono altre parole che possono esprimere, ecco, la felicità di avere questa persona. Ciao, grazie. Antonella Martinucci, assessore alla cultura del comune di Barberino di Mugello. Allora, il nostro maestro Vangi ha veramente dato tanto all'arte e alla cultura, ha dato praticamente tutta la vita. Sì, io penso che una festa come quella oggi è un momento importante, che valorizza l'opera del Vangi, ma valorizza anche un territorio che in qualche modo vuole dare riconoscimento a lui per l'opera che ha svolto. In questo momento c'è particolarmente bisogno, io l'ho ricordato quando ho fatto il mio saluto, perché la cultura ha veramente bisogno di ritrovare l'orgoglio di essere un momento importante per l'Italia, e attualmente invece in questo momento la cultura è uno dei quei settori che sta più di tutti soffrendo in relazione alla situazione economica che stiamo vivendo. Io sono particolarmente contenta di questa giornata, anche perché l'apporto di questa associazione è veramente l'indice della vitalità di un territorio che invece non si vuole arrendere e che vuole resistere anche in condizioni non facili. Quindi, sperando che vengano tempi migliori. Sperando che vengano tempi migliori, ma avendo la consapevolezza che noi già si parte da un tessuto che è veramente recettivo e veramente interessato, ecco, voglio dire, a promuovere la cultura. Quindi noi dobbiamo far di tutto per valorizzare queste presenze e essere contenti, ecco, della nostra realtà. Questo. Grazie. La verità nostra, così capisce perché abbiamo fatto questo tipo di regalo. Abbiamo letto. Gli strumenti dell'arte per i lavori a venire. Con lo sguardo alle origini. Auguri, gli amici.
Spiega un po'. Eravamo in Mazzoni, da suo racconto del nonno che gli aveva regalato il mazzolo, lo scalpello, insomma, tutti gli strumenti. Quindi qua gli diede l'occasione per regalare di nuovo gli strumenti di lavoro perché la sua attività possa andare avanti, possa andare oltre. Però non dimenticandosi le origini, però, quindi. Vorrei qua anche Antonio, Piero e Camillo. Quindi l'applicazione, questa è una ricetta, quindi proprio il luogo dove non c'è questo ragazzino. La filatura di Anna era di mio nonno Paolo Fieracini, quello che poi mi regalò il mazzolo, gli scarpelli, quello vecchio, quello nuovo e quello. Grazie, a un certo punto veramente bellissimo, un bel ricordo. Ringrazio il nostro presidente Luchi che ha creato questa occasione per festeggiare tutti insieme gli 80 anni del maestro Vanni. Perché c'è una bella famiglia, sono dei miei figli, dei nipoti fantastici e c'ho la moglie. Moltissimo, fin da bambino volevo fare questo e ho sempre fatto questo. Poi gli amici, guarda qua, è tutto pieno, amici e fratelli, tutti parenti, cugini, è tutto pieno. Sono tanti amici e questo mi fa tanto piacere. Amici che sono venuti da Pesa, dalla Forte dei Marmi, da Pietrasanta, da tante parti, da Firenze, sì, che mi considero realizzato. Ho tanti amici anche in Giappone e questo è una cosa che mi rattrista molto, sapere che questi amici sono là in questa terra devastata, e questo non mi fa quasi dormire. Mi viene sempre in mente questi poveri giapponesi, che ce ne ho tantissimi amici che mi telefonano, mi scrivono e che sono là a lottare con la vita e la morte. Questo è un ricordo per loro, è un gran saluto, è un grande affetto verso questa popolazione che manca. Grazie. Pronto, sto tagliando male.